La Cahiers du Cinéma Expression Image si occupa diciamo di due branche fondamentali che sono la formazione, proprio perché Cahiers du Cinéma, e Expression Image, che è la parte che si occupa proprio di produzione. E non c'è solo questo, perché poi diciamo c'è un braccio operativo che entra nelle scuole e che fa formazione e produzione nelle scuole, che si chiama Cahiers Scuola. Come diciamo associazione, che è un'associazione di formazione cinematografica e di studi anche, oggi per esempio siamo qui come tutti gli anni perché siamo co-organizzatori da Fabriano del Fabriano Film Fest e ci occupiamo anche, a parte della giuria eccetera eccetera, di diciamo, tutti gli avvenimenti un pochino che sono inerenti a questa iniziativa. Per quanto riguarda invece proprio l'associazione vera e propria, sta cercando di ampliare, diciamo, i suoi lavori, per quanto riguarda sia la città e non solo la città, come dicevo, anche nelle scuole, per tutto quello che è il panorama multimediale, ma nel nostro piccolo, per quanto riguarda soprattutto la formazione cinematografica, essendo formata questa associazione da persone che hanno, sono tutti professionisti che si occupano di sceneggiatura, regia, scenografia, eccetera, eccetera. È una piccola troupe professionale che al momento opportuno può muoversi a livello di formazione e di produzione. Dunque, questo rapporto nasce da una forte volontà del direttore della Poliarte di Ancona, che è nata dato che ci ho avuto la possibilità di essere chiamato per insegnare tre materie, fra cui diciamo un po' la più importante, se vogliamo dire così, che è semiotica dell'immagine. E da lì è nata diciamo, una collaborazione subito fra associazione e Poliarte, poi specialmente nella figura del direttore, che come dicevo prima ha voluto fortemente questa simbiosi, che nascesse questa simbiosi, e dopo un anno e mezzo, due di tentativi, siamo riusciti, grazie al comune, all'accettazione del comune di un protocollo che è stato ufficializzato per la possibilità, verso la possibilità di fare iniziative riguardante soprattutto il cinema, ma non solo, riguardo soprattutto anche cose che sono inerenti, come vediamo qui, anche al mondo della carta, al design, alla moda, per cui diciamo ad ampio spettro, anche se, ripeto ancora, il cinema è quello che dovrebbe farlo nel nostro piccolo da padrone. Per quanto riguarda invece l'aspetto, quello che noi possiamo aspettarci, diciamo, di dare anche all'Accademia. Io credo che, essendo la nostra un'associazione di formazione, soprattutto che ha lo scopo principale di formare e chiaramente di vedere dei giovani che possano intraprendere questa carriera, è quella di tenersi in continuo contatto con l'Accademia, perché il mondo accademico è sempre un mondo che dà in qualsiasi maniera delle cose importantissime sotto il profilo del sapere, per cui questo, il collegamento continuo, è una cosa basilare. Dico un'ultima cosa, ho parlato degli impegni e del percorso che si è prefissa la Cahiers du Cinéma Expression Image, un aspetto importantissimo, grazie anche alla collaborazione e l'amicizia con diciamo, i proprietari del Movieland di Fabriano, Chieti ed Ancona, abbiamo proprio questo disegno. Questa è una mia, diciamo, un po' fissa, fra virgolette, principale da sempre: è quella di poter riuscire a mandare proprio sul piccolo, sul grande, scusate, sul grande schermo, non solo sul piccolo, l'eroe freudiano, sul grande schermo dei lavori che vengono proprio dai corti, perché i corti sono davvero il vero cinema di oggi, e i corti saranno proprio l'emblema futuro del cinema dei giovani, che può essere visto sul grande schermo, perché il grande schermo rappresenta davvero la visibilità e la passione in assoluto totale per chi ama l'arte dell'immagine.